riforme strutturali, quindi integrano in modo importantissimo la politica monetaria accomodante della BCE e in questo modo danno un maggior potere alla trasmissione efficace di politica monetaria. Come ho indicato adesso in varie occasioni, nessun stimolo monetario, nessun stimolo fiscale può avere un effetto significativo senza riforme strutturali di questo tipo.